Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso e scendi giù dalla croce. Allo stesso modo anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, beffandosi, dicevano l'uno all'altro: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce affinché vediamo e crediamo. Anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo: non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. Ma l'altro lo rimproverava dicendo: non hai nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ed egli gli disse: io ti dico, in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa, e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: «Ho sete!» C'era lì un vaso pieno d'aceto. Posta dunque una spugna imbevuta d'aceto in cima a un ramo di sopo, l'accostarono alla sua bocca.